Buongiorno Simone, benvenuto al nostro Buongiorno caffè. Un Francesco, buongiorno, grazie dell'invito. piacere per noi averti nostro ospite, figuriamoci. Allora, oggi vorrei parlare con te di un tema affascinante, che è il tema dell'identità. Nel senso che l'essere umano, l'uomo, è sicuramente un animale sociale, in quanto noi tendiamo a vivere insieme, no? Sì. Ma è anche una persona che ha una sua forte identità personale, che in qualche maniera finisce poi per reificarsi all'interno del gruppo di appartenenza. Ecco, io credo che sia interessante provare un pochettino a parlare oggi del concetto di identità personale e di identità di gruppo, identità sociale, per riuscire a capire come queste due cose interagiscano tra loro, anche perché spesso problemi collegati con l'identità sono anche, come dire, una delle ragioni del dolore mentale, della sofferenza mentale. Non è una cosa, come dire, che non ha a che fare con la nostra professione. Vogliamo un pochettino parlare di queste due identità mischiate insieme, l'individuo e l'essere membro di un gruppo. Credo che la parola chiave sia quella che tu hai pronunciato, ovvero l'uomo è un essere sociale, no? È un essere sociale, già lo diceva anche Freud, no? Nel senso che non può vivere da solo, tranne qualche eremita, no? Che a un certo punto sceglie di vivere da solo, ma poi dei gruppetti, no? In un qualche modo ci sono, perché vivere da solo, per vari motivi che poi semmai vedremo, l'uomo non è in grado, no? Però con la crescita e dopo l'adolescenza costruisce, attraverso una serie di conflitti, di difficoltà, di contrasti, una sua propria identità, che magari è anche formalizzata, precisata e aiutata nella sua definizione dalla professione, dal lavoro che svolge. Quindi c'è anche un rinforzo dal punto di vista dell'immagine sociale. L'immagine sociale può rinforzare l'identità, no? della persona. Ovviamente però questo si può scontrare quando si fa un lavoro insieme. E come sappiamo, la psichiatria, tanto per rimanere nel nostro campo, ma tutte le professioni sanitarie, gran parte delle professioni sanitarie, costringono a lavorare insieme, e quindi non c'è più solo una persona. Ma esiste anche un'istituzione, istituzione sanitaria, adesso parliamo così in senso generale o specifico, i reparti o le specialità, no? Che in un qualche modo sono costituite da più persone. E allora avremo un confronto tra varie identità. Queste varie identità, queste varie persone, in un qualche modo, non sono delle monadi, ma inevitabilmente entrano in interazione fra di loro. Queste interazioni portano poi, lo dico un po' così semplicemente, queste interazioni costituiscono quello che è il gruppo, no? Che è fatto da persone fisiche, ma il gruppo è fatto soprattutto da relazioni. Il gruppo non esiste se non esistono delle relazioni, quindi diciamo il gruppo è qualcosa che supera, no, la materialità della presenza. Ora, evidentemente, quando uno entra in un gruppo, dovrebbe esserci, qualche volta c'è una sorta di rituale di accoglimento all'interno del gruppo,
Perché altrimenti, se non esiste questo rituale che favorisce l'inizio dell'appartenenza al gruppo, al sentirsi all'interno di un gruppo, può in un qualche modo sentirsi sempre un po' estraneo, no? E spesso questo momento viene trascurato. Ormai non più perché esistono, no, una serie di osservazioni che riguardano anche l'attività lavorativa in generale, che sia pubblica o privata, che segnalano come la mancanza di questa fase di accoglimento costituisce una grana anche per l'azienda, ad esempio, può costituire una serie di problemi che è meglio evitare attraverso un incontro, no? Che sia un incontro di accoglimento. Ecco, quando infatti un soggetto, una persona con una propria identità entra all'interno di un gruppo, deve un po' rinunciare alla sua identità per accogliere la storia, le pratiche, no? Quello che è accaduto, no, prima che lui arrivasse, e costituisce l'humus all'interno del quale le persone del gruppo vivono, Ecco, che è il senso di appartenenza, poi, in io fondo. volevo farti una domanda che è collegata con quello che stai dicendo. C'è un grandissimo scrittore che è James Jones, che è quello che ha scritto quella meraviglia che è Da qui all'eternità, e Sì. in Da qui all'eternità dice una cosa che mi ha molto colpito. Dice: noi siamo quello che pensiamo. Ecco, io credo che il tema del pensiero individuale, del pensiero, diciamo, del gruppo di appartenenza, quindi l'identità personale e l'identità di gruppo, passa attraverso il pensiero personale e il E pensiero del pensiero. gruppo. Ecco, io credo che il tema sia riuscire a capire come i due pensieri possono, come dire, Articolarsi. articolarsi e interagire in maniera positiva, no? Perché in Chiaro. realtà noi rimaniamo degli esseri pensanti. E però pensiamo anche in gruppo. E questo è una complicazione, non trovi? Certo, qui forse ci possiamo avvicinare perché il pensiero, finché rimane dentro di sé, no? Non crea problemi a nessuno. E quando si esprime, e quando si esprime, soprattutto quando c'è un confronto tra una persona e un gruppo, ha il rischio di trasformarsi in uno scontro tra ideologie, no? Se si trasforma, no, in un confronto tra ideologie, ideologie vuol dire un pensiero che non vuole essere sottoposto ad alcuna critica, no? Non critica negativa, ma ad un altro punto di vista, possiamo metterla anche in questo modo. In questo caso si possono creare anche, come dire, non solo il singolo, ma anche dei sottogruppi, no? Che sono anche quelli delle costruzioni che impediscono un lavoro ben fatto, no? O collaborativo. E allora cosa può? Ci deve essere un atteggiamento che non ha paura nella persona e nel gruppo stesso a fare, come dire, anche un passo indietro, a perdere un poco della propria identità in quell'occasione per apprendere quello che gli altri ci possono anche dare come pensiero, no? O come ideologia o come apporto alla costruzione di qualche cosa di nuovo. Io credo che questo sia, no, uno dei punti iniziali. Mi Sì, mi sembra fermo perché che... vedo che vuoi chiedermi No, volevo qualcosa. chiedere una cosa, perché in realtà c'è un corollario rispetto a quello che tu dici, è che esiste una, come dire, una fisiologia in questo meccanismo di interazione e una fisiologia in senso positivo, socialmente parlando, ma esiste anche una patologia sociale che è collegata, per esempio, con i sottogruppi delinquenziali, cioè questo meccanismo di
come dire, di identità può Sì. anche essere socialmente inaccettabile. Cioè, non è Certo. che il gruppo è soltanto un positivo gruppo di lavoro, di professionisti che stanno bene insieme e che riescono a interagire tra la loro identità, l'identità del gruppo per il bene dell'umanità. Ma esistono anche dei sottogruppi di tipo delinquenziale, dove il meccanismo però è molto simile. Certo. E purtroppo, è come dire, è che nasci nel posto sbagliato. Sì. Guarda, io ricordo, tu ricordavi prima Rossi, io ricordo De Martis, che aveva, segnalava continuamente una sorta di paura per lui del gruppo, perché il gruppo quando si muove può essere anche molto pericoloso, quello che dicevi, no? Della banda, della gang, eccetera. E in quel caso io credo esiste non solo il senso di appartenenza, ma anche l'affiliazione, no? E soprattutto non esiste un pensiero diverso. Cioè, l'individuo in quei gruppi a cui tu accennavi, anche pericolosi, l'individuo non esiste, viene addirittura negato attraverso l'affiliazione ad un gruppo che è un gruppo ristretto, no? Che non può cambiare idea, ma che deve avere uno scopo unico. Per cui è paradossale, ad esempio, che alcuni disturbi della personalità oppure caratteropatici, no? Che intravedono nel gruppo, no? Una sorta di appoggio, e che tendono a fare un gruppo di questo genere per la libertà, per sentirsi più liberi. In realtà il gruppo, come lo di cui parlavi, il gruppo, diciamo così, criminale per male, no? È molto più rigido e rigoroso delle regole, delle leggi di uno Stato, no? Perché se sgarri non è che ci va di mezzo una, come dire, sanzione amministrativa o penale, ci va di mezzo la vita e la sopravvivenza del soggetto stesso. Quindi è contraddittorio. E allora, perché un gruppo sia in un qualche modo rispettoso anche dell'identità individuale, deve essere un gruppo che in un qualche modo accetta, no, di fare un passo indietro riguardo alla propria identità personale, ai propri pensieri, disponibile ad accogliere, no? Quello che ogni persona può contribuire a fare, e si rende conto anche che la diversità può essere utile, oppure all'opposto, non pretendere, perché riesce a comprendere le qualità del soggetto, no? Della persona singola, e non chiede a questa persona che non è in grado di fare qualche cosa, no? Che va oltre le sue capacità. Io ricordo che ho sempre cercato di rispettare e non pretendere che tutti facessero la stessa cosa all'interno di un gruppo, perché le qualità, le skill, no, di una persona sono diverse dall'altra, e se uno ha una capacità deve essere valorizzato per quello che è, senza pretendere che tutti, no, siano uguali e facciano la stessa cosa. Questo è stato un principio con cui mi sono scontrato, perché il mio gruppo voleva in qualche modo che tutti avessero le stesse ciliegie, tutti facessero la stessa cosa, tutti avessero lo stesso impegno, ma questo non è possibile, perché essendo ognuno diverso, e quindi bisogna essere rispettosi dell'identità individuale, anche se può essere accresciuta, no, dalla presenza di altri, deve però, come dire, trovare nel lavoro poi fatto insieme un modo rispettoso che non chieda ciò che
praticamente forse non è in grado di fare, d'altra parte, per motivi emotivi, per motivi cognitivi, per motivi personali, per come uno è fatto, per credenze, per ideologie, eccetera, non è possibile considerarli tutti allo stesso modo. Questo mi sembra una cosa veramente gravissima e che condanna un gruppo all'inerzia. Sì, sono d'accordo. Concludendo, volevo dire che però il gruppo patologico, direbbe Bio, il gruppo in istanza di base, Sì. è in realtà, come diceva De Marzi, molto potente. E il vero problema è che spesso noi trascuriamo, penso anche alle dinamiche sociali, proprio Sì. Ah, certo. questa forza del gruppo al suo interno, che è una forza, come dire, regressiva, ma che Sì. coede molto e Quello di mondo, sì. conseguentemente poi finisce per agire, come tu accennavi, ad espellere chi non si uniforma. E questo credo che sia un problema perché allora prevale l'identità di gruppo patologica Sì. rispetto ad una armonia tra l'individuo e il gruppo di appartenenza, che è quello di cui parlavi tu e che è quello di cui abbiamo parlato oggi. Cioè il vero problema è un equilibrio, no? Tra queste due istanze, ma qualunque delle due prevalga in maniera pesante, non siamo nella fisiologia. Certo. Non siamo nella fisiologia perché abbiamo detto all'inizio, l'uomo è un animale sociale, ma è anche un individuo. E secondo me è nell'equilibrio tra queste due istanze che si trova lo star bene, con se stessi e con gli altri. Ecco gli altri. Dai, Cioè, grazie. ti ringrazio. Alla prossima! Alla prossima, ciao.